Ragazzi, volevo solo dirvi che appena sentirete i tre spari di cannone vuol dire che inizierà la parata e da lì inizierà anche il montage. Porco! Ti vende le emozioni, scambia la realtà caleidoscopio di colori. Mago del palazzo, palazzo di cristallo. Prima che domani tre volte canti il gallo. Libera, libera la porta. Ragazzi, buongiorno da Viareggio. Oggi siamo attrezzati anche per il coronavirus. Lo so, non servono a niente le mascherine perché non siamo infetti. Servirebbero quelle infetti. Però noi abbiamo sia bandana che mascherina. Andiamo ad esplorare il carnevale di Viareggio. Adesso ci troviamo dove ci sono tutti i carri fermi per esposizione. Questa qua è la mascotte del carnevale di Viareggio. Si chiama Burlamacco ed è stata disegnata da un artista che si chiama Umberto, se non sbaglio, Bonetti. Ma è bellissimo sto posto. E vacca zio. Ma guarda, ma è bellissimo. Ci sono tutti i carri nascosti dentro gli hangar. Questo è gigante, ma che figata. Guarda te, sembra tipo di essere dietro le quinte negli studio, incredibile. Pensare che tutte ste robe siano fatte di cartapesta, guarda, è una roba incredibile. Guarda questo quanto è grosso, guardate le persone sotto, guardate il carro, è immenso. Comunque l'ingresso qua... Oh, cazzo ti giri. L'ingresso a questa manifestazione costa 19 euro, solamente l'ingresso. Se volete anche il posto in tribuna per vedere la sfilata dei carri costa 16 euro in più, cioè dovrebbe costare tipo 36 euro totali. Cioè, guardate questo. Adesso non riesco a vedere bene l'occhio, però c'è una videocamera incredibile. Zoomiamo dentro l'occhio a vedere com'è fatto. Oh, se ne sta muovendo uno. È geniale questo. Cioè le mani fanno tipo dei cigni. È geniale. Ora sotto che si vedono tutti i giornali. Dopo avremo l'occasione anche di vederli in azione questi carri, perché non sono statici, sono dinamici. Ossia vuol dire che si muovono. Questo è Cristiano Ronaldo, te lo giuro. Ma va, fighi, sono giganti, bellissimi. In fondo a questo vialone gigante c'è un bar, caffè, dove voi potete prendere ovviamente qualcosa. Noi adesso siamo partiti da casa senza far colazione, quindi ci entriamo subito, magari prendiamo un cappuccino, una briochina. Mi sembra di essere... Non dico a Disney World, però... Ma c'è Topolino rottamato là, sotto quel cane là. Topolino là? Non l'avevo visto. Non so se lo vedete da qua, è lontanissimo. Adesso vi faccio un po' lo zoom, dopo ci andiamo. Tipo Topolino Apocalisse. Dai, andiamo a mangiare, va. Bene, abbiamo finito di far colazione, i carri sono andati via tutti, non c'è più niente qua, non lo so, stanno andando in là. Volevo farvi vedere un po' più da vicino la testa di Topolino arrugginita, che è troppo bella. Aspetta, andiamo un po' più lontano, adesso dovrà uscire però sto Topolino, secondo me, perché sta andando via Cristiano Ronaldo. Questa testa di Topolino, cioè, è veramente una roba incredibile. Poi io sapete che sono un mega appassionato Disney, quindi non finisce più di uscire. Presto, andiamo a vedere dentro l'hangar cosa c'è, degli spoiler. Tipo una scimmia impiccata. Ci sono tutti i barattoli di vernice. Madonna che ansia. Niente, stanno chiudendo. Stiamo seguendo i carri, non sappiamo dove stiamo andando. Però intanto abbiamo un carro qua del guerriero di fianco. Posso leggere qualche articolo della Gazzetta. Petrux, l'amaro che dolcifica vita e carriera in un colpo solo. Se li leggo sembra che non sto capendo. È vero? Stranissimo. Lega Ambiente incorona i bagni nel segno della sostenibilità. Dottoressa stuprata, aia, quello poteva coprirlo. Nell'attesa del corso mascherato, che è alle 3, abbiamo trovato questo posticino qua. E dovrebbe esserci un raduno di moto della FMI. Adesso ci guardiamo un po' di moto qua sul lungomare. Poi cerchiamo un ristorantino dove mangiare. Si può mangiare anche su questi ristorantini qua, ci sta, eh. E dopo ci guardiamo il corso mascherato. Signori, abbiamo trovato l'ingresso finalmente. Adesso sì che possiamo allora andare a mangiare. Dopodiché... Oh, inquadro bene o no? Ci guardiamo allora la parata, ossia il corso mascherato. Il braccialetto qui al box a sinistra. Grazie. Vogliamo fare la fila per il braccialetto? Sei sicuro che vuoi uscire? Guarda, non finisce lì, amico. No, è la fila. Ma cadè. È vestito da Ovetto Kinder questo qua. No, non è vero. Ah sì, è Ovetto Kinder veramente. Questo però è originale. La famiglia vestita da ananas fa veramente troppo ridere. Abbiamo trovato qua i ragazzi che si stanno preparando per questo carro. E guardate lui quanto è bello. Sembra un Avengers. Spostati, amica. Bello da Dio.
Abbiamo appena finito di mangiare, non so se mi sentite perché c'è un casino della Madonna. La festa sta iniziando qua. Speriamo non piova perché altrimenti i carri proprio veramente si sciolgono. Dopo probabilmente, quando ci sarà la parade, ci sarà una confusione incredibile di musica e di ballerini, quindi io non riuscirò a parlare. Probabilmente sarà un montage. Dobbiamo trovare un posto incredibile. Oh, finalmente adesso si inizia a vedere un po' di gente vestita. Prima non c'era nessuno vestito. Questi qua sono quelli che vanno sul carro di Cristiano Ronaldo vestiti in questo modo. Sì, vabbè, ma dai, ma che costume di merda. Saranno contenti poi quelli che puliscono per terra. Guarda, c'è pieno di coriandoli. C'è anche pieno di bancarelle che vengono cose inutili. Questo carro qua è bellissimo. Il toro, quello che avevo fatto vedere all'inizio video. E da dietro è bellissimo, non l'avevo visto dietro. Ma andiamo a vedere allora questo merchandising del carnevale di Viareggio. Cosa vendono? Vendono burlamacco. Oggi abbiamo le calamite. E beh, c'è Arlecchino, che tra l'altro ovviamente Arlecchino è la maschera a cui Bonetti si è ispirato per creare burlamacco. Noi in teoria dovevamo prendere i posti lì, però ovviamente non abbiamo fatto in tempo perché li abbiamo presi troppo tardi e non c'erano rimasti più posti. Ma probabilmente, dato il peggiorarsi del coronavirus, adesso vedrete che sicuramente ci saranno dei posti vuoti, perché molta gente avrà... Dove cazzo sto inquadrando? Perché molta gente probabilmente avrà mollato il carnevale di Viareggio, giustamente, per un po' di psicosi creata dai telegiornali. Comunque ci sono dei costumi, ovviamente, che sono dei costumi... Porca dea, ma questo qua che casino fa? Volevo dire che qua in giro ci sono comunque dei costumi che sono costumi cheap, quindi quelli, dai, sai, presi tipo su Amazon all'ultimo secondo. Però ci sono anche dei bei costumi. Guarda che siamo... No! Era lui che filmava. Eravamo là. Potevamo essere là perché c'è lui che filmava. Non c'è più. Se stiamo qua vicino a lui, possiamo comparire là. Uscire un attimo la banda per fare scaldare, diciamo, il pubblico, e poi probabilmente tra poco. Che ore sono? 14:30, mezz'oretta incomincia la parata. Il palloncino! No, Mascia e Orso! Ragazzi, volevo solo dirvi che appena sentirete i tre spari di cannone vuol dire che inizierà la parata e da lì inizierà anche il montage. Porco di... questo era uno, questo era due. Mi sono cagato addosso. Ok. Adesso inizia la parata, quindi inizia anche il montage nel mio video. Ci vediamo dopo. L'attore principale della scena del carro è questa volta il toro, che brandisce una muleta rossa e la mostra al torero spaventato, che capisce che lo spettacolo non ha niente di magico e di epico. È solo un viaggio senza ritorno verso una morte cruenta. È la prima categoria di Carlo Lombardi. Olè, che va sempre così.
Ragazzi, questo era il corso mascherato del carnevale di Viareggio. Ormai si è fatta una certa, noi dobbiamo abbandonare la nave, ma il carnevale continua fino a tarda sera qui a Viareggio. Sarò sincero con voi, questo carnevale mi è piaciuto veramente tanto. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate mi piace. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao.